Bernardo Ariatta Arve. Forse era più corto a scriverlo. Allora, Bernardo Ariatta arriva da Trecate di Novara e lui ha sempre portato avanti la pittura proprio come passione iniziale e poi ha iniziato addirittura ad insegnarla, tanto che lui è insegnante di Patrizia Guelli che c'è nella stanza successiva. Lui lavora un po' sulle nature morte, lavora in questo caso, come potete vedere, su oggetti che unisce alle nature morte ed anche in questo caso c'è l'originalità del soggetto, quindi palline da tennis all'interno del vetro dove le luci fanno da padrone nell'opera, quindi delle parti che vengono riflesse all'interno del vetro, il senso metallico dell'opera e ecco l'iperrealismo che esce però non a livello fotografico, perché vedete dei colori che sono sempre molto forti, molto accesi e cercano proprio di smuovere, di stimolare l'attenzione verso il soggetto. Soggetto iperreale per quello che in effetti è l'effetto, la forma, addirittura il riflesso della carta stagnola sopra l'anguria, il riflesso sul vetro anche delle scritte, ma con luci volutamente più forti, più accese, proprio per creare una propria personalità, per trovare dei colori, per trovare uno stile che si possa discostare dagli altri, perché come dico sempre la cosa più importante per un pittore è trovare un proprio stile con il quale essere riconosciuti. Ora, penso che in questa mostra voi potete guardare ogni artista, ma è difficilissimo scambiarlo per qualcun altro, perché ognuno ha le sue tonalità, i suoi colori, la sua atmosfera anche, quindi potete vedere due nature morte simili, ma ognuna avrà il carattere dell'artista che l'ha creato. In questo caso Bernardo Ariatta proprio riesce a mettere sulle proprie tele una tonalità accesa di colore pur facendo vedere completamente l'immagine reale che rappresenta, come anche nel cesto blu di frutta, di aranci e di limoni, dove è eccezionale sempre questa carta stagnola che riflette il colore. Qualcosa che diventa sempre difficile da creare, penso che sia una delle cose più difficili. Sì. E queste noci, caspita, cioè, cervelli in azione, iperreali. Con prima crea il titolo e poi dopo crea l'opera. Quindi prima crea il titolo e poi crea l'opera, indipendentemente dal tipo di soggetto. Quindi in effetti se voi leggete i titoli capite che portano sempre a pensare a qualcosa d'altro, perché la natura morta non si deve fermare lì, ma deve anche possedere dei simboli che portino a pensare ad altro, soprattutto a mettere la persona, lo spettatore, in discussione con quello che è l'opera e con l'artista. Ecco perché voi troverete delle immagini di fiori, delle immagini di natura morta, che però hanno dei nomi, dei titoli completamente diversi, perché tendono proprio a stimolare la persona, il soggetto che guarda, a pensare qualcosa d'altro, perché devono creare anche una storia e ogni opera crea una storia. Grazie mille, Bernardo.